Ciao ragazzi, allora oggi come promesso recensirò per voi l'applicazione dedicata al folletto aspirapolvere modello VR300, che è possibile scaricarla sia su Apple Store che su Google Play, ma lo vediamo insieme dopo la sigla. Però prima di parlare dell'applicazione voglio fare con voi una prova e chiedere ad Alexa di avviare quindi il robot folletto VR300 della Burberk. Allora, facciamo insieme questa prova. Alexa, chiedi al robot folletto di iniziare a pulire. Eccolo lì. E lui parte tranquillamente nella sua pulizia. Adesso gli richiediamo di farlo ritornare alla base. Alexa, chiedi al robot folletto di ritornare alla base. Allora, eccolo lì, dovrebbe ritornare alla base. Vediamo quanto tempo ci impiega per ritornare alla base. Eccolo lì, pronto. Lo seguiamo, vediamo un attimino. Vediamo quanto è preciso. Perfetto, io direi. Operazione riuscita. Allora, non ho tutta l'attrezzatura, per cui l'attrezzatura video per poter fare i video per come sono abituato a realizzarli. Perché vi ricordo ancora una volta che, anzi forse non l'ho ancora detto, e questa è una cosa importante, non l'ho detto ancora sul canale YouTube, che il canale appunto YouTube CF Recensioni sta per diventare un vero e proprio studio YouTube in apertura in provincia di Napoli, finita tutta questa storia del coronavirus. Quindi sarà direttamente il canale all'interno quindi dello studio, nel quale però realizzerò, saranno realizzate anche produzioni fotografiche e video, per aziende, per privati. Quindi ci saranno tutta una serie di attività anche legate al food, ai corsi di fotografia particolari, che credo che forse rappresentino sicuramente una novità in Italia. Ma ritornando al discorso della recensione, quindi dell'aspirapolvere folletto modello VR300, mi sto appoggiando un attimo su quelle che sono le informazioni ufficiali sul sito della Burberk, e leggevo quali sono le cose che poi, tra le altre cose, appunto, scusate il gioco di parole, ma io utilizzo spesso questa applicazione. Però comunque, per essere ancora più preciso, sto dando quindi uno sguardo a quelle che sono tutte le funzionalità dell'applicazione, perché a volte, sapete, magari ci può essere qualche funzionalità che comunque per la fretta o per una serie comunque di motivi, anche per abitudine, magari uno può evitare rispetto a delle altre. Allora, la prima cosa è considerare che quando lui fa la prima pulizia di un ambiente, di un appartamento, quindi quando realizza la prima mappatura della nostra casa, realizza una mappatura per intero, ovviamente, tranne che se noi già dall'inizio non decidiamo di escludere determinate aree. Però sarebbe opportuno per la prima mappatura fargliela realizzare in maniera completa. Dopodiché abbiamo la possibilità quindi di creare delle zone off limits, cioè delle zone nelle quali noi decidiamo che lui non debba andare a fare, ad effettuare quindi la pulizia. Quindi, al contrario, noi possiamo decidere in quali aree lui debba andare quindi ad effettuare la pulizia rispetto a delle altre aree, magari nelle quali noi non vogliamo che lui vada. Dopodiché c'è il report della pulizia, per cui noi riusciamo ogni volta ad avere una mappatura di quella che è stata poi la pulizia che ha effettuato il nostro folletto. Dopodiché c'è la programmazione della pulizia, nel senso che noi possiamo programmare per ogni giorno della settimana, quindi tra i feriali, i festivi, quando vogliamo che lui effettui la pulizia, quindi l'orario, magari anche il tempo, la durata della pulizia. Se non sbaglio, possiamo poter programmare anche questo. La pulizia della casa
Per quanto riguarda la pulizia della casa, si ritorna al discorso di prima, c'è il famoso LED base che comunque non solo indica, come dicevo nell'altro video, la connessione, quindi il collegamento, il fatto che comunichi, che il robot comunichi con la base, ma ci sta anche ad indicare che noi ad esempio stiamo effettuando una pulizia dell'intera mappa, dell'intera quindi mappatura dell'appartamento. E poi abbiamo un'altra funzione molto comoda, anche divertente, ad esempio io spesso la faccio utilizzare a mio figlio, che è la pulizia manuale, cioè nel senso che c'è la possibilità di poter utilizzare lo smartphone, quindi con l'applicazione aperta, come se fosse un joystick, quindi comandando direttamente noi il folletto, quindi l'aspirapolvere, facendogli poi, cioè decidendo noi direttamente in quale percorso fargli fare. E questa è una cosa molto divertente e molto comoda, ma adesso andiamo direttamente sull'applicazione per vedere quindi come funziona questa app che, come dicevo sempre prima, possiamo scaricare sia dall'App Store che da Google Play. Vediamola subito. Allora, vediamo adesso i dettagli direttamente dall'applicazione. Innanzitutto qui abbiamo la prima schermata dove è presente il mio robot, nella quale troviamo quindi la pagina principale del nostro folletto. Qui abbiamo un indicatore di batteria, adesso ad esempio abbiamo la ricarica completa al 98%. Devo dire che difficilmente la trovo completa al 100%, ma comunque in ogni caso va bene così. Dopodiché abbiamo questa funzione che ci permette, questa riguarda il report delle mappe che riguardano ovviamente le pulizie giornaliere fatte nei giorni precedenti. Infatti qui possiamo notare praticamente delle date differenti, quindi dei giorni precedenti. Allora, ritornando indietro, abbiamo la possibilità in questa funzione, quindi qui abbiamo le mappature precedenti. In opzioni invece noi abbiamo la possibilità di poter pulire tutte le stanze, perché come dicevo prima, quando lui effettua la prima pulizia della nostra casa, conviene sempre fargli fare una mappatura per intero della nostra abitazione. Dopodiché poi possiamo decidere, ad esempio attraverso quest'altra funzione che è una funzione spot, di tenere escluse determinate aree o comunque in ogni caso, quindi al contrario, di pulire solo determinati ambienti del nostro appartamento, della nostra casa. Poi le funzioni sono associabili e dissociate, nel senso che io posso decidere di fare una pulizia spot, ma comunque sempre ad esempio attivando la funzione eco, che mi permette, quindi anzi permette al folletto di essere un po' più silenzioso e di prolungare l'autonomia a circa 90 minuti e fino ad una superficie di più o meno 120 metri quadrati. Inoltre possiamo fare anche una doppia passata, nel senso che lui ripassa sulla superficie, quindi sulle zone nelle quali ha già effettuato quindi una prima pulizia. E inoltre possiamo anche decidere una zona spot più grande, quindi anziché 2 metri per 2 metri, 4 metri per 4 metri. Poi abbiamo la pulizia manuale invece, che è quella che fa sì che noi possiamo utilizzare lo smartphone come se fosse un joystick. Vi faccio vedere, quindi applicata questa funzione e ritornando poi indietro, noi attiviamo ad esempio il nostro folletto, che in questo momento si trova nell'altra camera, sicuramente sta per partire, infatti lo sto sentendo. Si sta attivando la funzione manuale e a questo punto comparirà questa schermata. Questa schermata quindi ci dà proprio la possibilità, lui adesso è in attesa dei comandi, ci dà la possibilità di poter utilizzare quindi di poter utilizzare questa applicazione, di poterlo quindi utilizzare manualmente. Quindi saremo noi poi a decidere in che direzione posizionarlo, farlo muovere e in quali ambienti quindi poi farlo funzionare. Disattiviamo questa funzione, andiamo di nuovo in opzioni, io in questo caso lascio la pulizia di tutte le stanze. Ovviamente tutte le stanze posso sempre decidere di attivare o disattivare la funzione eco. Torniamo indietro e andiamo invece in quest'altra funzione in alto, dove è possibile aggiungere un altro quindi robot, dove attraverso questa funzione lui ci segnala in quale stanza si trova o comunque in ogni caso, emettendo questo segnale acustico, saremo noi poi a capire in quale ambiente si trova. Poi possiamo andare in quest'altra funzione dove troviamo in effetti dei preset già impostati o comunque modificabili, che riguardano ovviamente
le informazioni del robot, la modifica del robot, il wifi, ma comunque vi ricordo che la funzione del wifi è una funzione che viene impostata all'inizio attraverso il riconoscimento, quindi della rete wireless della nostra abitazione. Dopodiché possiamo decidere ad esempio di svuotare, questo poi sarà il robot a ricordarcelo, quindi attraverso l'applicazione ma anche attraverso un segnale acustico, di svuotare il contenitore dopo 90 minuti. Questo poi dipende dagli ambienti, dalle nostre abitudini, da quanto sporco insomma si troverà, quindi comunque troveremo quindi sulla nostra pavimentazione. 90 minuti, quindi possiamo aumentare ovviamente, o possiamo diminuire questi minuti. Lo stesso anche per quanto riguarda la sostituzione del filtro. La sostituzione del filtro ad esempio la possiamo impostare un mese, due mesi, ma anche tre mesi. Vi ricordo che il filtro può essere comunque in ogni caso pulito e riutilizzato. E poi abbiamo anche la sostituzione della spazzola, io qua diminuisco un po', in questo caso da default è preimpostata su 6 mesi. Facciamo ok, ritorniamo indietro. Dopodiché un'altra cosa importante è quella che riguarda, allora vediamo un attimino, il discorso delle mappe, perché come vi dicevo nell'altro video noi abbiamo la possibilità di memorizzare 3 mappature della nostra casa, del nostro appartamento, e questo in base ovviamente a come noi ci vogliamo organizzare, nel senso noi possiamo decidere ad esempio in una prima mappatura di tenere chiusi determinati ambienti, per cui la nostra prima mappa sarà rappresentata da una mappatura generale nella quale sono esclusi ad esempio 2 ambienti, 2 camere. Nella seconda mappa invece noi magari saremo organizzati diversamente, lo stesso discorso per quanto riguarda la terza mappa, e possiamo ogni volta decidere di organizzarci in questo modo per quanto riguarda la pulizia. Inoltre noi possiamo anche organizzare un piano di pulizia. Allora, noi possiamo programmare la pulizia, nel senso che attivando questa funzione noi possiamo decidere l'orario di inizio della pulizia, per quanti giorni ovviamente, e possiamo anche impostare una funzione che può essere o normale o eco, e possiamo ovviamente alla fine poi confermeremo il piano di pulizia. Possiamo anche eliminare quindi il piano di pulizia, ma possiamo anche aggiungere vari piani di pulizia, quindi in base alle settimane, a come saremo organizzati, possiamo anche organizzare e riorganizzare le varie tipologie programmate di pulizia. Ritorniamo quindi nella sezione, quindi nella schermata principale, e direi che per quanto riguarda l'applicazione ho detto un po' tutto. Allora, ci vediamo nei prossimi video e vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e di condividere, di mettere un like, quindi mettere un bel pollice in alto sotto i miei video, e di condividerli con i vostri amici, con le persone che conoscete. Per adesso è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!